Come stai, Giorgio? Bene, grande, grazie intanto di aver accettato questa diretta, per me è un onore, È un è un piacere per me, grande anche onore, perché è tanto tempo che non ci vediamo, è vero, è no? vero, ci vediamo sempre in situazioni divertenti, Diverse. insomma, a teatro. Senti, parliamo subito della cosa più importante che c'è in quella casa, Sì. il gatto senza peli, quello. Per me ha comprato apposta, eh. Sì. Ma ha pioppato lei, e lei, capito, se mette sulla testa, tranquilla, beata, paciosa. Lo sai Però com'è ma l'animale, no? ti sei innamorato. Eh sì, vabbè, io sono animalista in tutto e per tutto. Però sai Anch'io. che il gatto senza peli, poi vedendolo così dalla foto, a È pelle vero. non mi sembrava un gatto che mi potesse piacere. Invece, Sì. sai, poi quando ce l'ha a casa, poi non so come abbia fatto. E il momento che lei è arrivata, io un passo e lei un passo, io due passi e lei due passi. Cioè, Hai come se lei si capito? sentisse, percepisse, capito, qualcosa che io, come se non la volessi. E invece, Doveva sono attirare la tua attenzione. diventato il suo capo, però, in tutto e per tutto. Guarda, anch'io di solito, io ho sempre avuto cani pastori, cani grandi, no? E Claudia, la mia fidanzata, mi ha detto: guarda, prendiamoci Chihuahua, perché l'appartamento, dove. E io Certo. Chihuahua erano, e invece adesso ne ho due, sono innamorato. Fra un po' te ne faccio vedere uno che tanto ogni tanto passa da là. Senti, come sta andando la vita là con i ragazzi, con la famiglia che siete in Ma tanti? diciamo abbastanza bene, non mi posso lamentare perché poi fortunatamente c'ho casa abbastanza grande, gli spazi ci sono e certo loro dalla mattina dalle 9 alle 3 studiano perché fanno online con la scuola americana. E poi il pomeriggio facciamo sport. L'unico problema, diciamo, che è Isabel, la più piccola, che lei vuole Sì. giocare dalla mattina alla sera. È una dura, Quanto cioè, c'hai, Isabelle? 4 anni. È dura. Mamma. È come se ce ne avesse 10 poi. È Il dura. problema è che Senti, ma siamo messi Cristian, noi, non riusciamo a stargli dietro. e invece con Cristian Tallini, che fate per allenarvi? Le scale, che fate? Scale, corsa, padel, palestra. Già Diciamo che che non ci facciamo mancare niente. te sei fissato col padel, c'hai anche un Io sì, cerco. io sì. Ho messo anche i È calcetini. bello il padel. È bello. Tu ci hai mai giocato? No. A tennis giochi? E A tennis sì, me la cavicchio, però allora, non se giocando benissimo. a tennis già stai un step avanti, diciamo. È un altro sport, eh? Perché non sei abituato con la parete e tutto quanto. Però se ci Ma giochi. Beh, che differenza c'è con lo squash? lo squash è più faticoso. Poi sai, uno contro uno, lì devi sapere veramente i movimenti giusti, no? Lo squash, devi essere proprio addetto allo squash. Invece il padel puoi fare qualsiasi colpo. Ha effetto forte, fa uscire la palla addosso alla parete. C'hai tante tante soluzioni. Mazza, è bello faticoso, eh? Sei sempre È in bello, movimento. poi se giochi con le coppie giuste, se sono squadre equilibrate, ti diverti molto molto. Senti, io mi sono divertito tanto a vedere la diretta che hai fatto con Bobo. E secondo Vabbè. me quella con Del Piero, però Del Piero è un po' più Vabbè, un po' più tranquillo. riservato, diciamo. Con Sta un po' chi più sei nel rimasto suo. di più? Con chi sei rimasto di più in amicizia tra i tanti Ma calciatori? con tutti, guarda, tutti gli ex giocatori, quasi tutti ci sentiamo. Poi, sai, in questo momento soprattutto cerchiamo pure di passare un po' di tempo, no? Certo. Un po' di svago, un po' di divertimento pure per la gente che ti segue. Però alla fine, ecco, fare queste dirette qua a mezz'ora, quell'oretta, di Le far sapere quello passi. che è successo anni dietro, Certo. no? È un Lei, ritorno, diciamo. ho seguito, insomma, che hai detto che Montero è stata la tua bestia nera. Mamma mia, mi gonfia, ogni volta c'era Juve Roma, era o Roma Juve, una paura c'avevo che mi No, potesse poi far la male. tua simpatia con Balotelli era chiara, cioè c'era questa empatia. Vabbè, diciamo che c'era un po' empatia, un po' simpatia, c'era un po' tutto. Cioè. Cazzo, ma hai attraversato tutto il campo. Non Ma mi ha fatto che. lo scatto così. Sembra come se ci avessi un mirino, c'avevo.
Cioè, ma proprio, sai, lì era Poi la proprio, cosa si brutta, vedeva. bravo, si vedeva, è vero. Sì. Cioè, la cosa brutta è che lui certe volte si fermava e ripartiva. Perciò mi innervosiva ancora di più perché non riuscivo a ammirarlo, capito? Allora, dopo la terza volta, ho detto: mo te fermo, come dico io. Se proprio l'hai proprio E puntato, l'hai meno proprio male che non ho puntato. preso bene. No, Senti, però mi dispiace, scusa ancora lo so, lo pubblicamente so. perché no, non so gesti da fare. Non lo so, ma poi, insomma, nella tua carriera non è mai successo, io non ho mai visto che una cosa del genere. Tu non sei uno No, io così. personalmente non sono così, ti dico la verità. Non è adesso mi devo giustificare sulle cose che ho sbagliato, perché purtroppo in un percorso di vita ci sono dei sbagli, no? E questi sono sbagli che purtroppo i giovani non devono vedere. Cioè, devono vedere altre cose che abbiamo Certo, fatto noi. certo. L'esempio è un altro. L'esempio è un Senti, altro, certo. la cosa che mi piace di te, no? È che al di là del calciatore, perché poi insomma io di calcio me ne intendo fino a un certo punto, no? E cerco sempre di starne fuori, dai. Però la cosa che mi ha colpito di te è stata la tua, come si dice in gergo velistico, strambata, no? Cioè tu. Dal momento in cui hai fatto i libri sulle barzellette, che poi è stata un'opera benefica straordinaria perché poi tutto è andato in Eh beneficenza, sì. da lì in poi la percezione di te è cambiata, no? Si percepiva che eri una persona simpatica, ma così sei entrato in un altro mondo che è quello dell'arte. A un certo punto tu sei diventato comico, divertente. Guarda, ti dico la verità, c'è stato fino a quel momento, io sono abbastanza permaloso, sono rosicone. E quando Immaginavo. mi prendevano in giro in televisione, dicevano, Romano, non è capace a parlare, oppure dice quello, dice quell'altro. Io tra me e me non facevo vedere che rosicavo, ma dentro avrei ammazzato tutti. Però Certo. poi alla fine l'autoironia è la cosa migliore, no? Perché poi alla fine io sono autoironico e Sei perciò riuscito sono riuscito a cambiare, girarla. bravo, A girare con al tuo vantaggio. naturalezza poi, anche perché io sono così realmente. Sì, lo so. Chi ti conosce lo sa. Pure, diciamo che me tengo pure quando ne stanno sti Sì, momenti. sei un cazzaro, come Bravo, dicono i ecco, romani. bravo. Poi da lì hai fatto anche quelle pubblicità bellissime con Hilary e quelle con il tuo con il numero 10, con tutte le variazioni del 10. Prese, a parte saluto Hilary, che credo sarà in casa naturalmente Sì, in questo sta momento. in camera. Perché Ma voi non avete mai oggi è pensato di compleanno, fare. non ti scordare. Oggi è compleanno di Ilaria. Ah, è il compleanno. Eh sì. Ah, vedi che. Ecco perché sotto scrivevano auguri, 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 vedi? Allora non capivo perché, vedi? Auguri, allora fagli gli auguri da parte mia. Senti, però perché non avete pensato mai di fare una cosa insieme in televisione? Perché guarda, voi siete Sandra e Raimondo, eh? Ma o sai, poi esternamente ognuno ha il suo modo di vedere, no? Uno può pensare ciò che vuole, può dire ciò che vuole, però alla fine io e Ilari siamo veramente una coppia semplice, semplice come due persone normali, poi normale siamo due persone famose, però fuori da quel contesto siamo veramente due persone alla mano, simpatiche, ironiche, È vero. cioè chi ci Guarda, conosce io veramente siamo semplici, poi ogni ognuno volta. ci può avere i difetti, i pregi, come tutti, però ognuno può dare giudizi positivi e negativi, però noi sappiamo realmente come siamo. È E vero, apposta io. andiamo, tuttora andiamo avanti con il nostro progetto. Infatti, guarda, io ogni qualvolta vi ho invitato a uno spettacolo, una cosa, quando avete potuto, siete sempre No, venuti da certo. soli. Te lei, cioè non è che Sempre siete perché arrivati. poi io a me mi è sempre piaciuto, pure prima che lavorassi con Ilari, perciò ti ho sempre seguito, mi piacevi, sei simpatico, ironico, sei semplice. Come Grazie. piacciono le persone, no? Come piacciono le persone a noi, capito? Grazie, E sei poi ho molto avuto la gentile. fortuna che Ilari lavorasse con te e ci siamo conosciuti, Conosciuti meglio, certo. ci siamo frequentati quel piccolo che potevamo e niente, però è un Insomma, piacere. quando fai le cene, quelle robe là, invece di invitare sempre Fiorello, qualche volta invita pure me, che io vengo Guarda che io non volentieri. m'ho invitato a casa, non m'ha invitato Fiorello, di carità. Per Solo dire, altre però. persone.
Quando c'è la possibilità, sarei il primo a essere invitato. Grande. Però Senti, me vuoi dire no, eh? no, è Ok. normale che... Senti, ma com'è stata l'esperienza di Celebrity Hunted? Bella esperienza, ci credi? Non pensavo che potesse arrivare fino a quel punto, perché poi veramente stando fuori casa, io 7 giorni sono durato, diciamo, senza telefoni, senza televisore, senza interagire su niente, perché poi alla fine stai fuori dal mondo. Sì, lo so com'è. Stavi con le persone, però alla fine cioè, non le toccavi con mano quelle che volevi, capito? E è stata un'esperienza positiva, bella. Non pensavo che potesse essere così. Guarda, Ma ci saranno altre serie oppure è stata una... questa è stata la prima. Io penso che se il programma è andato bene, con qualche piccolo cambiamento, per me lo rifaranno. Lo possono Perché è rifare. stata divertente e simpatica. Quindi non è che invece il dirigente sportivo vuole diventare a pieno titolo un personaggio televisivo, perché mo stai esagerando, vuoi No, mettere al no. posto degli altri, No, no, io sto sempre dietro le quinte. Io ho fatto il calciatore e il lavoro mio era il rettangolo del gioco e basta. Perciò io adesso sto facendo un nuovo lavoro che è lo scouting per i giovani. lo so, sì. E quello è il mio percorso. C'è Non una scuola opererò mai a calcio, no? fare attore, presentatore. C'è chi lo fa e chi lo deve fare. Ognuno ha il suo. Ma guarda che posso dirti, secondo me questa cosa non finisce qua perché cioè, io ti vedo veramente, cioè tu ti diverti, poi c'hai una cosa te, quando anche che mi fa ridere, perché mi fai proprio ridere, quando fai anche, non riesci mai a essere serio, cioè io ti ho No, visto per è esempio. vero. T'ho visto in un video dove, visto in un, a parte anche quando fai le pubblicità, c'hai sempre il sorriso. T'ho Il visto in un video ghigno. che eri vestito da frate e Mamma mia. che Non puoi nessuno ti capire. deve riconoscere. E lì quando parlavi con la barba e tutto, anche lì cioè, ti veniva da ridere, non riesci a essere serio. Eh no, perché poi lo percepisco che quello non è una cosa mia proprio reale, no? Perciò cerchi di dare qualcosina in più, perché poi la gente guarda tutto in quel contesto, in quei momenti. E fortunatamente piace perché poi io sono così. Sì, è vero. Cioè, non è che devo nascondere No, non o è che fare recita, cose. sei così. Infatti, piaccio perché sono istintivo, sono reale. Io ricordo, Francesco, forse non so se te lo ricordi tu, ma te lo ricorderai senz'altro. Noi la prima volta ci siamo incontrati per una pubblicità, perché io ho questa medaglietta di aver fatto parte di una pubblicità Nike. So se ti ricordi, io facevo Coach Balleri e c'erano tutti i Ma campioni più dove abbiamo forti girato? A nord, a a Milano, dove? Milano, Su un campo di calcio. sul campo di Qua calcio, 500, te giravi qua con la 5 500. c'è fatto lo ricordo. Allora, io l'avevo raccontata, ero dentro la 500 che dovevo girare intorno a questo campo. A un certo punto, in un momento di libertà, non stavamo girando, avete cominciato a prendere a pallonate la 500. Io mi ricordo che te con Col una finestrino botta, io aperto. ero dentro col tettino aperto e il gioco era che dovevate mettere la palla sopra il tettino e invece avete cominciato a picchiare. Mi è arrivato, c'erano dei bozzi così nella 500, me lo ricordo. C'erano i buchi, c'erano sulla macchina. Sì, e c'era Ronaldo che era anche lui era un altro cazzaro, anche lui giocava sempre, era sempre, vero? Se vieni appresso a noi, sei finito. È vero, perché io immagino che voi, perché noi abbiamo un'idea, ma nello spogliatoio, Francesco, chissà che cazzo combini. Quando stai tutti insieme in gruppo e veramente unito, fai delle cose che sono impensabili, eh. Sì. Vabbè, Inenarrabili, inenarrabili. come vuoi dire le quinte, diciamo poi. Certo, è uno spettacolo. Senti, Pelé, Rivera, Maradona, dicono tutti, e te ne ho detti tre su tutti, che tu sei, e per i tuoi tempi, stato il giocatore più forte del mondo, no? Invece per te, qual è un giocatore forte? Cioè, chi è, secondo te, il più forte in assoluto in questo momento, senza che non sia Ronaldo, perché mi sembra anche quasi scontato, no? Chi Allora. può essere il nuovo Totti? Allora, io ti dico, per me il numero uno in assoluto, per me il calcio è Maradona. Perché
perché è il calcio in tutto e per tutto. Poi il giocatore più forte in assoluto che è stato Ronaldo il fenomeno. Lui è Una stato il cosa più forte. imbarazzante. Poi vabbè, parliamo di Messi, di Cristiano Ronaldo, che sono... Certo, sono i più scontati. Bravo, sarebbe troppo facile nominarli. E il nuovo Totti in questo momento non c'è. Non c'è. Sinceramente non c'è. Non è Non facile lo vedi trovarlo perché ancora. poi sai che ognuno gioca pure a modo suo, no? Esatto, ha le sue caratteristiche. Bravo, io ho quelle cose istintive, la palla di prima, la palla di tacco senza guardare. Sono quelle cose che poi tanti giocatori non hanno, oppure hanno altre caratteristiche. E spero con il lavoro che faccio di poterlo trovare. So che non è semplice, però E riuscirò almeno. Zaniolo come lo Zaniolo è un giudichi? grande giocatore, giovane, promettente, ha un futuro davanti a lui meraviglioso. Dipenderà assolutamente da lui di continuare questa scalata. Ancora è giovane e deve dimostrare tanto, però Però ce l'ha la testa. ha delle potenzialità enormi. In questo momento è uno dei giovani più forti che c'è in circolazione. Senti, te dopo 25 anni, il 17 d'agosto del 2017 hai lasciato il calcio, no? Te mi fai tanto ridere, cioè io ti vedo e rido. Però là, quel giorno, mi hai fatto piangere, mi hai veramente fatto piangere. Cioè eravamo tutti alle lacrime, chiunque, romanista, non romanista, tutti erano alle lacrime. I romanisti perché lasciavano un grande campione che avrebbe potuto giocare ancora, secondo me. Però ecco, c'è stato un momento lì veramente uno strappo, no? Anche tuo personale nei confronti della città, di un tifo. Che cosa hai provato lì in quel momento? Come cazzo stavi? Cioè, te veramente hai pianto sera prima in tutti quei giorni? Guarda, per me quello è stato un giorno che da una parte positivo, da una parte negativo, perché negativo lasciavo la cosa che mi piaceva fare di più, cioè giocare a calcio, la mia passione, tutto quello che avevo lo mettevo là nel rettangolo del gioco. E nello stesso tempo positivo perché io in quel momento veramente ho visto l'amore della gente che provava nei miei confronti, ma non serviva quel momento per capirlo, però ho capito che anche fuori, in Italia, in altre parti d'Italia, in tutta Italia, in tutta Europa, ogni volta Tutti. che mi vedono, la prima cosa che mi dicono mi ha fatto piangere. Cioè, Sì. veramente è stata un saluto globale, un saluto a tutti i tifosi di calcio, non solo quelli di Roma. È vero. Però io quelli di Roma li conoscevo perché quello che mi hanno dato loro, nessun altro tifoso me lo potrà mai dare perché poi ci ho vissuto con loro, perciò era un amore reciproco. Però alla fine, quando veramente vedi la gente, la passione della gente nei confronti tuoi, ti fa essere orgoglioso di quello che hai fatto, no? E Poi io tutto lo li stadio ringrazio, pieno. no? Ma veramente, ogni volta che vado in giro in tutta Europa, la prima cosa che ti ferma la gente e ti fa legend, legend Totti. Sì. L'ultima partita. Guarda, c'è un mio amico che dice, che Frank si chiama, che è romano, ed è sempre in giro per il mondo, eccetera. E lui dice, quando vai in qualsiasi posto del mondo, lui entra, prende il taxi, entra, non parla bene le lingue, no? Chiaramente se vai in India, lui dice Totti. Cioè, perché questo gli fa, dove sei? Totti! Ah, Totti! Cioè, ti conoscono veramente in tutto il mondo. Cioè, Hai visto, Roma è tanto piccola, ma è tanto grande poi. è vero, è vero. Vabbè, ma c'è anche chi la sa rendere ancora più grande. Invece, secondo te, ti chiedo proprio l'ultimissima cosa, secondo te perché per Maldini non è stata la stessa cosa? Che è successo? Pensa che io in quel giorno dell'addio noi eravamo proprio là sul campo perché c'era Milan Roma e l'ho vissuto proprio in prima persona. E quando ci fu il giro di campo, che quando arrivò sotto la curva ci furono dei fischi. Infatti, siamo rimasti tutti a bocca aperta perché non pensavamo che potessero veramente succedere quello che stavamo vedendo in quel momento, no? La Cioè, ha realtà. Però vinto sì, tutto. che poi veramente quello che ha fatto Paolo per il Milan è stato Cioè,
inenarrabile proprio. E te come te la spieghi? Come te la sei spiegata? Sicuramente sono cose che personali, che vanno oltre il calcio, perché fischiare una bandiera come lui, un personaggio come lui, per quello che ha dato, per quello che ha fatto, per quello che ha vinto, era impossibile pensare una cosa del genere, che veramente potesse succedere quello che è successo realmente. Queste sono cose che poi noi esternamente non possiamo mai sapere, no? Sicuramente qualcosa sarà successo, perché per fare quella cosa all'ultima partita d'addio era mirata. Era mirata. Senti, immagini, chiudi gli occhi un attimo, immaginati la quarantena, te e Spalletti. Come... Allora riapro subito. Marco, te lo vuoi immaginare quarantena così? Sto tanto bene così io. Senti, ho sentito col tuo amico Alex che hai detto una cosa meravigliosa, e questa secondo me è proprio la massima espressione dell'amore per Roma. Hai detto che la prima cosa che vuoi fare appena finisce questa quarantena, prendere la macchina e fare un giro. E uno dice, cazzo, via la macchina, può andare ovunque, il raccordo anulare. Vuoi fare il giro del raccordo anulare? Sì, diciamo che ne ho fatti parecchi dei giri del raccordo anulare, però col fatto che non c'è tanta gente, non trovi traffico. Te lo godi. E poi Ilari mi diceva sempre, mo adesso che c'è sto problema, usciamo, prendiamo il motorino e andiamo a fare la scalinata di Piazza di Spagna. Te lo immagini, vero? Andiamo a tirare monedina, è vero, guarda che sai che non ci avevo pensato, cioè tu potresti adesso fare cose che non potresti fare a cose normali. No, infatti poi diciamo dalla sfortuna potrebbe essere fortuna, perché fondamentalmente forse riuscirò a visitare Roma come si dice. Sì, è vero, perché te infatti da straniero, tanto metta la mascherina, cappello, occhiali, perché ovviamente tu non ti puoi muovere di casa a cose normali. No, dalla parte negativa è una cosa positiva, positiva, perché sono contento, mi fa piacere, però dall'altra vita privata, cioè, per me non esiste più, è vero, mai esistita, e poi è peggiorata, da quando ho smesso è peggiorata ancora di più, sì. Io infatti pensavo Perché ti vedo anche meno, andasse, capito, scemando, invece niente, ha fatto proprio il contrario, il boomerang ha fatto, al contrario. Sei l'imperatore, devi uscire con i gladiatori, devi chiamare la che bighe, vado con le bighe. Tu e Russell Crowe, tanto le conoscete. Francesco, grazie davvero, Grazie a te, Gio. Qualsiasi cosa auguri... a disposizione. Grazie Francesco, fai tanti auguri anche a Ilari. Come no? Grazie. Buona giornata, grande capitano. Ciao bello, ciao. Ciao bello, presto. Ciao. Grazie a Francesco Totti, che è sempre molto...